buon inizio del weekly vlog! È lunedì e sono quasi le 3. In realtà questa giornata è iniziata molto presto, ma ho lasciato la videocamera a casa perché me la sono dimenticata. Sono uscita, stamattina ho fatto colazione fuori, sono rimasta al bar a parlare con le ragazze che lavorano lì, tra cui una mia cliente che lavora in questo bar dove abito io. E poi è arrivata un'altra ragazza che saluto, Valentina. Ti mando un bacione se non so se guarderai mai questo video, della vetrina di Valentina che fa un sacco di lavori bellissimi col Fimo. E stavamo parlando di cose cartopazzose perché gli deve arrivare la silhouette, che sarebbe quella macchina che ritaglia praticamente qualsiasi cosa. Quindi se dovete fare stickers, paper clips, qualsiasi cosa di cartopazzoso, che sapete io vado matta per queste cose, lei l'ha presa, infatti sarà la mia fornitrice ufficiale di tutte queste cosine qui. Quindi questa giornata è già iniziata, non ho ripreso niente, adesso stavo riordinando un attimo fuori, che tra l'altro sono 2 giorni che fa caldissimo, infatti sono praticamente in maniche corte col kimono sopra, e stavo pulendo fuori perché volevo sistemarmi un attimo l'angolo che sbuca di là dalla cameretta del balcone. Avrei sempre qualcosa da fare perché avrei da stirare, come vedete. Poi ho da montare il video del mercoledì, il vlog già che ci sono, in teoria di cose da fare ne avrei, però volevo proprio prendermela con comodo oggi, con calma, una giornata per me, per rilassarmi, anche perché è una bellissima giornata, e stare al computer è un po' triste, o stare a stirare è un po' triste. Quindi mi sto sistemando lo spaziettino fuori in modo da stare poi fuori al sole. Oggi pomeriggio ho slegato anche la sediolina, che di solito d'estate mi metto qua. Di solito è un anno che l'ha messa Andrea, quest'estate l'ha messa. E di solito mi metto qui a prendere un po' di luce, rilassarmi. E sto pulendo questo tavolino qua, che è zozzo lurido da pioggia. E la mia intenzione era quella di farmi le unghie qua fuori, perché come vedete non ce le ho più. E si stanno spezzando tutte, questo perché con la ricostruzione si sono indebolite, ovviamente io già ce le ho morbide di mio da tanto, però ce le ho più dure rispetto al solito, perché io non le ho mai avute così dure, e questo mi sa che è dovuto al fatto che sto mangiando comunque bene, a parte vabbè le schifezze che vi faccio vedere che mangio, ma quelle non mancheranno mai. Sono troppo golosa per toglierle, ogni tanto uno strappettino ci sta. E magari mi metterò a fare le unghie e voglio usare i pigmenti di Neve Cosmetics che mi sono arrivati della collezione delle sirene, non mi ricordo come si chiama la collezione. Questo è il tavolo delle merende di Gloria quando arriva la bella stagione. Mi metto sempre qua fuori, faccio colazione, faccio le merende, tipo adesso che fa già caldo al pomeriggio. Ero sul balcone che stavo pulendo, come avete visto. Sta arrivando, arriva il corriere e dico sicuramente per me, 3 secondi dopo suona. Ma la cosa figa è che oltre ad aver capito che il corriere era per me, è che ho letto che questo pacco arriva da Newport Beach e c'è scritto Urban Decay. Oh mio Dio. Leggete le shade, sono chiare. Oh mio Dio, non ci voglio credere. Questa dovrebbe essere la shade più chiara e come vedete non è male. E qui abbiamo il Naked Skin che io adoro, perché già ne ho finito uno e stavo aprendo l'altro, e me ne hanno mandato un altro, però appunto la Urban Decay America. Sono super super contenta di questo pacchetto. Allora, ho sistemato tutto qua fuori, ho messo questa specie di cosa per non far arrivare la luce. Non è il massimo farsi le unghie fuori, perché con la luce ovviamente si indurisce tutto il gel, ma chi se ne, tanto me le devo fare sulle mie. Adesso mi metto qui e me le ricostruisco. E faccio tutta la roba, casino, ce la posso fare, questo sole è un po' fastidioso, mi sa che vado un po' avanti. Buonasera, ho finito di fare le unghie, questo è il risultato. Come vedete il pigmento Jellyfish è venuto in questo modo. E mi piace un sacco come è uscito. Qua mi piace di più come è uscito, perché in questa mano, che è stata la seconda che ho fatto, l'ho fatta dopo, ho direttamente messo il dito nei pigmenti, mentre in questa col pennellino gliel'ho spolverato sopra alla passata di gel sottile sottile. Prima ho catalizzato, dopo quel film appiccicoso che lascia, ho messo sopra i pigmenti, però purtroppo è venuto un po' a macchia, ho dovuto ripassarlo 2 volte.
Buonasera. Noi mangiamo la pappa, una cosa speciale che poi vi farò vedere come l'abbiamo preparata, di là c'è Andrea. Io sto guardando Credevo che non avessi nessun hobby. questo qua che è nuovo. Comunque, a me piace molto. A te no, vero? Dai, un pochino. Dire, è bellino, no? No? Di la verità, dai, ma oh, ad Andrea non piace niente, io non lo so. È l'unica persona che non riesce ad appassionarsi a un telefilm, a una serie TV, ma perché? Contrario, sei tu l'unica persona che riesce a appassionare a qualsiasi Ma telefilm. non è vero, comunque sta iniziando. Buongiorno e buon martedì. Sto andando fuori a far colazione che devo fare delle commissioni che passo anche in banca. E mi sono sbrigata alla fine con lo stesso orario di ieri, che sono tipo le 11, è un po' tardi. Però vabbè, tanto ieri sono passata lo stesso a quest'ora, c'erano un sacco di brioche, poi lì è praticamente ho scoperto che sto posto dove vado a far colazione, qui dove abito io, è proprio cioè è una pasticceria, ma fanno principalmente le brioche, sono specializzati in tanti tipi di brioche. E niente, adesso mi avvio, che è una lunga camminata, e ci vediamo dopo quando faccio la colazione, che tra l'altro mi fanno il latte macchiato con il cuoricino sopra rosso. Per chi mi segue su Instagram l'avrà anche già vista, una cosa carinissima secondo me, quando fanno tipo le decorazioni sui cappuccini e latte macchiati, perché non lo so, ti rallegrano la giornata, quella piccola cagatina che secondo me ti rallegra la giornata. Eccomi qua, sono tornata a casa già da un po' in realtà, ero giù dall'Angela che ho bevuto il caffè, poi sono salito, ho pulito casa, che ho lavato per terra, ho spazzato, ho lavato per terra, ho aperto un po', che no, in realtà era già aperto da quando sono andata a far colazione. E adesso mi sono preparata la pappa. Il mio pranzetto è molto molto semplice, ho fatto l'insalata con dentro un po' di quartirolo e poi ho preso la focaccia stamattina in panetteria. Vado fuori di testa io per la focaccia e qui c'è un bordello assurdo, pacchi vuoti da buttare, robe da stirare, giacche, borse, un casino. Oggi aspetto, come vi ho detto, che torna Andrea. Nel frattempo mi metto magari sul balcone, visto che c'è il sole, a editare i video, perché ne ho di più da fare. E poi devo anche registrarne uno magari domani, visto che mercoledì e giovedì vado al centro commerciale di Arese, che c'è l'apertura, non vedo l'ora. Vado con la mammina e mi devo fare i capelli mossi, già che ci sono, giro il video per il mini video per GHD, quello che sicuramente voi avete già visto su Instagram, perché ora che caricherò il weekly l'avrò già caricato su Instagram. Comunque, se nel caso ve lo siete perso, trovate l'articolo sul blog, sul mio blog, che trovate tutti i link sempre nell'info box, se volete andare a leggere altre cose, perché mi sono arrivati altri prodotti GHD che vi avevo fatto vedere nel weekly scorso, e ci sono veramente delle cose assurde, non vedo l'ora di utilizzarle. E nel blog troverete comunque la recensione dei prodotti e l'utilizzo, insomma, dei prodotti e della piastra, che tra l'altro è bellissima perché sembra fatta apposta. Poi anche con queste unghie, perché è molto. Si vede che quest'anno va di moda lo stile mermaid, duochrome, non lo so. Comunque adesso faccio la pappa. Andrea è già tornato, noi stiamo uscendo. Sto parlando con loro. Stiamo per uscire, che io gli ho chiesto se mi porta all'OVS e devo prendere la colla per ciglia finta, che mi manca praticamente da 3 mesi. Sto usando i fondini che fanno schifo perché non appiccicano più niente, perché oramai la colla Ciancicata. si è Ciancicata. ciancicata. Ho messo su il rossetto di Inglot, non mi ricordo la tonalità, dopo ve lo dico. È una bomba, no transfer. Ci ho messo 80 anni a stenderlo perché è molto. La pasta è molto dura del rossetto, come si dice? È molto rigido, molto strong. È molto. È caduta l'acqua tutta dentro la borsa, mi ha bagnato tutto. Quindi porteremo tutto a mano e mi aiuterai. Guarda. Cosa? Sempre. Forte. Buonasera! No, 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 no. Allora, Andrea si sta facendo le piedine. Le piadine. Wow! Ho preso il mio sushino, che devo aspettare esattamente le 8:30 per mangiare, perché devo aspettare un'ora che l'integratore faccia il suo corso.
Poi mangio pure io. E dopo andiamo giù che ci guardiamo Teen Wolf. E loro poi si guardano Top Gear. O prima si guardano Top Gear e poi ci guardiamo Teen Wolf. Insomma, in qualche modo fasemo. E poi devo tornare su a montare il video per domani. Alla fine mi sa che farò tutta la notte sveglia come al solito. Ah, vi dico subito come si chiama. Vabbè, volevo prima far vedere la durata. Ho bevuto il caffè, ho mangiato caramelle. Se mette a fuoco magari fa anche un piacere, ecco. Come al solito, vabbè, al centro, perché ho le labbra grandi e me le tocco sempre con questi dentoni. E quindi viene sempre un po' via. Però è bellissimo. E vi assicuro che davvero, ve l'ho già detto prima, ma è stupendo. Cioè, rimane lì dov'è. Si chiama The Inglot, come vi dicevo. E questo qua è il numero 436. Buongiorno e buon mercoledì. Sto per fare colazione fuori, speravo ci fosse il sole, ma sapevo che oggi sarebbe stata una giornata uggiosa e oggi piove. Proprio quando Gloria deve uscire e andare a Milano, ogni volta che io devo avvicinarmi a Milano piove. Sembra che il tempo mi dice non andare a Milano. Comunque mi sono fatta la colazione e oggi non ho mangiato fuori perché avevo chiesto all'Angela se voleva uscire a mangiare fuori con me, ma non si è svegliata e mia mamma ha fatto tardi anche lei. Quindi mi sono preparata la colazione, però sta per arrivare la mia mamma, quindi non so se poi dobbiamo uscire ancora. Mi siedo e mangio mentre guardo te, un volo cicciona. Buongiorno, sono in questo studio di Catane. Catania! Io leggo Bologna! Ho capito, studio di Catania. Allora, l'Angela ha fatto questi, il riso, riso latte, no, come si chiama? Sì, più o meno sì, è riso tipo... alla napoletana. Davvero? Si fa la pastiera con quel riso lì. Wow, con la cannella sopra, gnammi. Ciao. Cosa stai facendo? Faccio la pappa per lei. Ma chi allora, lei? Facciamo il dolce e poi... Ah, mica scema. Oh, amore, Giorgio, no. Brava. Senti... Buon pomeriggio, io sono qua con Isabella che sta guardando i cartoni. Nel frattempo ho fatto una cosina. Ieri con Andrea ho preso gli Oreo che erano in offerta. Mamma mia quante parole mi mangio quando parlo. Questi qua. E ne ho presi due perché volevo fare la cheesecake. Ho detto ne prendo due perché così almeno non so quanti me ne servono per fare la base. Però volevo fare la cheesecake, quella senza cottura e senza colla di pesce, perché avevo visto un video su Taste di Facebook dove facevano questa cheesecake, non era gli Oreo, era una cheesecake semplicissima, e senza colla di pesce, solo col Philadelphia e il mascarpone, mi pare. E infatti mi chiedevo come fa a rimanere rigida lì ferma, però in effetti il Philadelphia già di per sé comunque... stabile come formaggio, non è molto liquido, quindi rimane lì quando poi lo fai, no? Quando lo metti nella cheesecake. Ovviamente se hai la colla di pesce tiene di più e quindi quando lo vai a tagliare non diventa tutto molle. Però ho detto proviamo, alla fine non ho più trovato sto cavolo di video perché non l'ho condiviso, quindi mi sono persa il video, non lo trovo più neanche sulla pagina. E alla fine ho detto vabbè, provo a fare una prova. Così io cosa ho fatto? Ho diviso gli Oreo, ho diviso la crema degli Oreo con il biscotto l'ho mischiato col burro di, non col burro, con l'olio di cocco che l'ho sciolto e poi l'ho messo insieme alla base. Adesso questa qua è in freezer per qualche minuto in modo che si rassoda l'olio di cocco, che è questo qua, che l'ho preso nel supermercatino, quello con tutte le robe etniche orientali eccetera eccetera. La crema, quindi l'interno degli Oreo che ho separato, l'ho messa in una terrina insieme al Philadelphia e 4 cucchiaini di zucchero. Il Philadelphia da un Philadelphia da 2,50, uno di questi intero. I biscotti, fate conto che sono tutti questi qua, che sono 154 grammi. Ho mixato il tutto appunto con 4 cucchiaini di zucchero e adesso l'ho messo in frigo perché aspetto che si compatta bene la base. Poi adesso qua da parte, lasciate stare il bordello che c'è in cucina, qui dentro dove avevo sciolto l'olio di cocco ho messo quasi una tavoletta di cioccolato che la voglio usare dopo fusa come base, cioè come base, scusate, come copertura della cheesecake che puoi mettere in frigo. Buonasera! Stiamo per fare la pasta della pizza? No, stiamo per fare la pizza. Ha cercato di ribellarsi, guardate. Voleva scappare. Aia! Aia, ho riso troppo forte. Ha tentato di scappare.
Mi staccherà il collo, tipo, tra qualche minuto. Mi è venuto la cervicale. Anche ieri sera sono stata malissima, per quello che ieri non ho montato il video. Ah, mi viene la cervicale. Ma poi la sera, cavolo. Cioè, ma si può? Sto troppo di merda. Adesso... Ah no, è vero, non devo dire che sto male perché sennò c'è quella di turno che scrive: ma Gloria, ma cos'è che hai? Ma sempre che ti lamenti, stai sempre male. Però, vabbè, aia, ecco. Cioè, vabbè, sono un rottame vivente, ragazzi. Non ci posso far niente. Vabbè, adesso facciamo la pizza. Buon Doveva, doveva, doveva. appetito! Testa sniper. Margherita! Così, Ops. arrivo. Buon Oh, appetito! grazie, oddio. Buongiorno, siamo in ritardissimo perché Gloria non trovava niente da vestire. Premetto, io sono arrivata puntuale. Arrivo a casa e lei non è pronta. Voi cosa dite a posto mio? Abbiamo preso due brioche a testa, facciamo schifo. Anche tu, sappi che anche tu fai schifo. Io faccio schifo. Tu hai preso da me, quindi. Eccoci qua! Allora, è enorme. Sembra tipo veramente uno di quei mall americani. Ma perché mi entrano le robe negli occhi? Ippopotami cose negli occhi. Comunque. Aldo, ah, c'è anche il negozio di Vans. Tra l'altro, ieri ho visto un video su Facebook di un tipo che faceva tutto il giro perché ieri c'era la preapertura, non so come si chiama. Sembra che siamo tipo controcorrente perché ci vengono tutti addosso. Tipo questo spiazzale enorme vuoto. Pink OVS, no, vabbè, enorme, veramente. Per fortuna è studiato in modo che non ci perdiamo, perché di solito, tipo, quando vado in questi centri commerciali enormi, mi perdo perché non so come sono messi, come sono posizionati i negozi o fanno tipo a serpente così, no? E quindi mi perdo. Questo qua è tutto sul dritto, quindi, cioè, vai per forza dritta. Allora, siamo da Primark. Sto provando sia la maglietta che è tipo crop top, un po' più lunga, e questi jeans che io pensavo si potessero tirar giù i risvoltini ed erano tipo più stretti e lunghi, però fanno tipo a campana quando li apro, quindi non mi piacciono e mantenuti per forza col risvoltino della serie. C'è la moda del risvoltino, te la devi tenere per forza. Però mi piacciono un sacco come mi stanno, non pensavo. Saluta Giulia, dai, dai! Hola, siamo arrivate da Nyx finalmente. Andiamo a vedere. Ehi là! Questi qua sono gli eyeliner di NYX che ho provato. Quello lilla e quello viola sono spettacolari, ma anche quello rosso, guardate che pigmentazione. Ah, power! Lei invece si è presa, ecco, questo qua viola, che è viola scuro, ed è il Vivid Brights, Vivid Brights e la Jumbo Pencil Milk. Oh, adesso stiamo facendo la pappa. Ci siamo prese le patatine, che sono tipo delle chips, cartocce di patate, il centrifugato e poi lo yogurt con i muesli. Buon appetito! Oh, ma chi c'è lì che lavora? Chi c'è lì che lavora? Sì, è stanco, patatino. Ecco qui c'è Andrea il macellar. Buonasera, io mi sono già struccata, abbiamo già mangiato, mamma sta riguardando le puntate di C'era una volta che non si era vista e anche Andrea pare molto interessato. Questa è la cheesecake, si è staccata molto bene, dovevo forse appiattirla un po' di più perché ci sono un po' dei buchettini, però chi se ne... Buongiorno e buon sabato! È sabato e io non vi ho filmato la giornata di ieri semplicemente perché anche ieri ho avuto un sacco di cose da fare. Tra l'altro mi è arrivato il fucile, domani mattina andiamo a giocare a soft air senza Andrea perché Andrea fa una domenica sì e una no. Vado a bere il caffè dall'Angela. C'è uno skate là fuori. Dopo vi faccio vedere perché lo dico. Queste a due ruote. E più o meno... Cioè, ma come cavolo? Ieri sera sono stata qua praticamente mezz'ora mentre li faceva vedere come andare. Guardate Gloria che impara a Gloria che cadere. cade. Gloria. Prima fai così, dopo ti dai la spinta come ho fatto io. No. E poi Fettel. Sono
molto proud of myself 2. Buonasera. Andiamo a fare la nanna che domani si gioca. Perché la zia è arrivato un nuovo fucile. Questo qui è il fucile della Fair. Buongiorno e buona domenica. Dove stiamo andando? Andiamo per prima a fare la colazione. Siccome oggi non siamo nel campo solito che avete visto, del 183esimo Lembo, si trova a Somma Lombardo. Oggi invece andiamo nel campo dei Fallen Soldiers, che sono di Oleggio, sì. Buon pomeriggio, io sono appena tornata, cioè appena, il tempo di farmi la doccia, lavarmi i capelli e mettermi il pigiama, e Andrea è tornato poco prima di me. Adesso faccio la pappa e dopo sicuramente o farò un riposino di un'oretta oppure monterò i video e poi farò un riposino. Buonasera! Che buona che l'hai fatta! Oh, Andrea mi ha fatto la grana rucola e pomodorini. Ciao! 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 Ciao amici! Ci siamo mangiati la torta! Sembra un mega Oreo, guarda! Oreo, Oreo, Oreo! Ma non era così la canzone? Sì! Davvero? È l'una. Ho finito adesso di editare 2 video, ho fatto il mio preparo con voi. Adesso vado a fare la nanna. E niente, ci tenevo a salutarvi senza registrare questo video domani, ma dato che sto per andare a dormire, ho poca batteria, quindi spero di fare in tempo a salutarvi prima che si spegne la videocamera. Faccio già tutto stasera, quindi spero che questa settimana vi sia piaciuta. Io come sempre vi mando un mega bacione, un mega abbraccione virtuale a tutte voi, e ci vediamo la prossima settimana col prossimo weekly vlog. Ciao patatine e patatini.